Amici di Corse di Moto TV, ho eletto personalmente il mio eroe del weekend di Vallelunga nelle cilindrate piccole, Premoto 3, che è riuscito a trasformare in Premotocross, Cristian Borrelli. Ciao. Ciao a tutti. Allora, devo dire che oltre ai risultati di cui mi parlerai, una doppietta fantastica, tra l'altro è arrivata dopo un weekend inaugurale a Misano con qualche problema, oltre alla doppia vittoria c'è stato questo, ti dico, secondo me rimarrà negli annali, saltare sulla moto dell'avversario, rimanere in piedi e vincere la gara. Cioè, com'è stato quel momento lì? È passato tutto velocemente, ho visto che gli è partita dietro al mio avversario, ho pensato a quello che poteva succedere, ho provato a evitare lui più che la moto. La moto purtroppo l'ho presa, però non ho pensato a niente, ho pensato solamente a cercare di restare in piedi. Così è andata e mi sono girato per vedere, sarà andata di culo a me, però agli altri no. Invece tutti così è andata. Allora mi sono rimesso giù in carena e ho fatto il resto della pista tutto a cannone per non farmi passare e sperare che la volata andasse bene. Così è stato e è stato un giro divertente. Ma io mi chiedo sempre, no, quando vedo questa scena, che in realtà non sono così frequenti, in quel decimo, dodicesimo secondo in cui sei in aria, cioè tu ti rendi conto di essere in aria con una moto da pista? Cioè, cosa si pensa in quel attimo lì? Pensi a... Ho pensato più che altro a tutta la gara che avevo fatto e rovinarla così mi sarebbe dispiaciuto parecchio. Non lo so, non so come spiegarlo, è andato tutto bene e è stato un weekend perfetto. Perfetto, perché io ho parlato di due vittorie, ma in realtà ci abbiamo agganciato anche la pole position, quindi no, insomma, weekend proprio perfetto. Allora la domanda è, sta passando la 300, ma perché siamo ancora a weekend di gara, la domanda è, Cristian, da Misano a qui, che operazioni avete effettuato, se le avete effettuate, e se c'è qualcosa che non ha funzionato, cosa non ha funzionato a Misano? A Misano in realtà è andato tutto, non c'erano cose che non andavano, più che altro credo non ci sia stata una, non avevo la moto, non avevo messo a posto bene la moto per giocarmi le posizioni che contavano, mentre qui invece ho lavorato molto bene col team, con il sospensionista Antonio, il capotecnico Marcello, col mio meccanico ho lavorato molto bene e è stato... Siamo partiti forte sin dal primo turno del giovedì, quindi mi ha aiutato molto anche quello. E poi diciamo, Cristian, insomma, non ti sei lasciato abbattere, perché da weekend come quello di Misano, insomma, si potrebbe uscire un po' malconci psicologicamente, tu testa bassa, 50 punti incamerati, la classifica dice che praticamente hai resettato tutto perché sei a 3 punti dalla vetta. Sì, sì, sono a 3 punti dal primo. Non mi sono demoralizzato tanto dopo Misano perché sapevo che l'errore non c'era stato un errore che, per esempio, non ero, semplicemente non era il mio weekend, ma sapevo che qui sicuramente avrei fatto bene. Ultima domandina, lo sappiamo tutti, leggete Bucci Moto, ma da quest'anno la Premoto 3 c'ha un'onda 2,5. Allora, col secondo anno, quindi immagino che tu ti trovi molto bene. Come ti trovi con l'ondino? Bene, adesso che la capisco un po' di più ci vado anche forte. Mi trovo bene in realtà, è un po' diversa da quella che usavo l'anno scorso, però ci si adatta e bisogna andare forte anche con questa. A chi la dedichiamo questa doppia vittoria? La dedico a tutto il team che ha fatto un lavoro eccezionale, a me stesso, alla mia famiglia, e mi ha ricordato prima mia mamma che ci sono due prof che vogliono che gli dedichi la vittoria, allora saluto la prof Toscani di francese e la prof Anna Nava. Naturalmente, ragazzi, tenete d'occhio Cristian Borrelli, talento azzurro, perché questo qui gliene dà talmente tanto di gas, bravo. Grazie.